liceo, vedete, c'è anche una ragazza che fa l'assistente di linea, l'altro un ragazzo, ma sono giovanissimi, quindi c'è proprio una terna giovanissima, ma meglio così, proprio perché... Ciao! C'ho sul telefono. Tutto pronto, sarà il Piacenza a battere il calcio d'inizio col numero 8 Boffini. Quindi... Piacenza sta guidando la classifica dopo la bella vittoria contro la Carrarese in trasferta, erano pari punti, comunque l'ho detto, arrivare primi, secondi, terzi o quarti in questo campionato non ha, perché poi ci sarà la sfida, prima i playoff, la prima contro la quarta e la seconda contro la terza, quindi non è che la prima va su a giocarsi gli ottavi di finale, non cambia niente, quindi dovranno lo stesso affrontarsi ancora. Marino che da un paio di giornate che sta ha cambiato rotta, ha vinto col Mantova, quindi una vittoria di prestigio, perché il Mantova, anche se è relegato in fondo, però diciamo che è una squadra, anche il Mantova, che ha un'ottima tradizione calcistica, anche il Mantova è passato, ha avuto i suoi tempi d'oro, quindi adesso è una nobile decaduta, però. Bravo Luca! Bravo Luca! Ma che buona! Poi difficoltà adesso, la difesa giocava a linea del San Marino su questo lancio lungo, sono scattati in quattro, due
in maglia bianca, due in maglia rossa, ha chiuso bene però in extremis la difesa del, in maglia bianca, ma si era fatta un po' scavalcare da questo lancio, proprio perché giocando in linea. Bravo Max! Tira giù, giochiamola! Bravi, calma raga, bravi! Adesso tocca male un buon pallone, il numero 9 del San Marino, lo tocca troppo alto, troppo in avanti, era. Non era facile, però poteva fare meglio, aveva un suo compagno vicino, doveva, tutto solo davanti all'area. Questi sono palloni da non sprecare, bisogna avere la massima concentrazione. Anche quando il pallone non è facile dare per arrivarci. Thank you.
10 minuti, 0-0, non ci sono state occasioni da nessuna, da ambo le parti, quindi una partita giocata a centrocampo, ma non, nessuna delle due squadre ha affondato fino adesso i colpi, e quindi primo tiro adesso del Piacenza, tiro centrale dal limite dell'area, debole, posizionato bene il portiere che non si muove e riceve il pallone. Secondo tiro in porta del Piacenza, stavolta il numero 2 Cloraglio che va via sulla destra, lui è uno specialista in questi colpi dalla destra, stavolta però è piazzato ancora bene il portiere del San Marino, e quindi ma non vi ho visto. Quando il pallone arriva sul primo palo, sei sulla destra e arriva sul primo palo, il portiere è piazzato lì, è difficile, il tiro non era neanche fortissimo, fare gol. Ma è il portiere che copre bene la porta, in questo caso si era spostato tutto sulla sua sinistra, il pallone gli è proprio arrivato. Adesso è San Marino a rendersi pericoloso con questo cross in area, sfuma però questa azione offensiva del San Marino, è stata molto attenta la difesa del Piacenza che si era fatta un po' sorprendere sul traversone, ma dopo ha rimediato benissimo. Tutti questi lanci lunghi in avanti, ma sono lanci alti e quindi vanno a finire agli avversari, bisogna tenere il pallone basso e non alto come in questo caso, perché deve essere sempre un attaccante a venire incontro al centrocampista che ha il pallone, ma se uno lo lancia verso la porta il pallone va a finire agli avversari. Tiene bene il campo San Marino, vedete che la Piacenza non ha idee. Perché quando c'è il movimento dei giocatori senza palla è più facile
giocare bene, proprio perché ci sono tante soluzioni. Piacenza adesso che sta accelerando un po'. Bravo. Il calcio, oltre al movimento dei giocatori senza palla, conta anche molto la velocità, appunto, del movimento dei giocatori, perché se ti muovi lentamente sei prevedibile, ti possono marcare bene, ma se ti muovi in velocità è più difficile. Date tua compa! Buono comunque il pressing del numero 11, che è partito qua da sinistra e poi è andato ad affrontare il giocatore dall'altra parte del campo, sempre lui, tanto il pallone era passato fra diversi giocatori del San Marino, però lui ha continuato la sua corsa fino ad andarlo a chiudere dall'altra parte del campo, e questo è lo spirito giusto. Invece molte volte uno desiste proprio perché vede che non è più la sua fascia di competenza e quindi rinuncia a inseguire l'avversario e lo lascia. Non ha fatto così il numero 11 del Piacenza. Con molta caparbietà è andato addirittura dalla sinistra verso la destra del campo a chiudere il giocatore del San Marino che aveva pallone tra i piedi. Diciotto minuti di gioco, 0-0, la partita stenta un po', non ci sono ancora grosse occasioni da gol, anzi non ci sono occasioni da gol. Si giochicchia, ma tutte e due squadre sono guardinghe proprio per non scoprirsi troppo. Adesso c'è una buona intesa in difesa del Piacenza, sembravano in difficoltà, invece se lo sono cavate bene.
vedete come è chiuso bene San Marino lì, non lascia spazi agli avanti del Piacenza, anzi. Adesso avrete visto un missile passare davanti alla camera, però è bene. No, era un portiere, l'avrei parato. Però ci è mancato poco, anzi mi ha fatto saltare la connessione, ma porca. Ho fatto saltare la connessione. Bravo compa, dai compa! Andata via, ho dormito. Bravo compa! Bravo compa, dai che arriva! Bravo Luca! Bella! Lotto! Lotto!
Set Piacenza che è andato vicinissimo al gol in due occasioni. Se vai a casa sul secondo, dai. Buona! Adesso c'è la possibilità per il Piacenza. Batte molto bene, dovrebbe trattarsi del numero 8, bravo Boffo, che mette il pallone alla destra del portiere dove non ci può arrivare sotto la traversa. Bravo Pascu! Thank you.
Mi spiace per i nostri amici, ma ricaricheremo la partita, ve la manderemo registrata, quindi avete perso il gol sul rigore al 28esimo del numero 8 del Piacenza, Boffini Luca. Quindi Piacenza in vantaggio al 28esimo sul rigore. Adesso c'è una conclusione murata da un giocatore del San Marino che però si fa male perché lo prende in pieno ventre, si rialza per fortuna. Adesso si salva San Marino con il palo. Sempre con Boffini, tiro leggermente deviato ma che mette fuori causa il portiere, quindi doppietta per Boffini, primo calcio di rigore, poi tiro da fuori leggermente sporcato da un difensore, ma thank you.
Sono partito, ma è tardi. Dopo la carico, è tutta però. Porca miseria. Ma. Quando salta la diretta è come se stessi perdendo anch'io, quindi. Sono nella condizione. Morale del San Marino è sotto di 2 gol. Io ho perso la diretta, quindi stiamo perdendo tutte e due. Ma un Piacenza che si è scrollato un po' di dosso la partenza, forse. Non buonissima della partita. Ci è voluto un calcio di rigore per sbloccare il risultato, ma subito dopo. Dopo 5 minuti Piacenza ha segnato il secondo gol, quindi 2-0, mancano 8 minuti dalla fine del primo tempo. Quando hai centrocampisti come in questo caso il Piacenza che fanno 2 gol, anche il reparto offensivo può. Può rilassarsi proprio perché. Hai capito che credo di fare un po'? Ok,
altro. Se tu vuoi, domani ti dice che non fa una cosa o l'altra. Io come non ho mai fatto questo. Sto morendo, sto lucido, tutto il mondo. C'è un clima che non mi piace, che non mi vede, 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 e cosa gli prende tutto? La calza maglia, non quella con i piedi, la calza maglia che sono alla vita a casa dello sciar, sì, mi faccio fatto la vendita. Pietro amici, come si utilizza la carne, bravo Boffo! Bravi! Dai, palle, vai! Va bene, Pascu, va bene, Pascu! Vai, siamo agli sgoccioli, 44esimo. È l'arbitro che fischia proprio il 45esimo giusto, la fine del primo tempo. 2-0 comunque per il Piacenza al 28esimo, numero 8 su calcio di rigore. Boffini Luca raddoppia lo stesso giocatore al 33esimo. Quindi un 2-0. San Marino che era partito bene. Piano che ti fai male. Grazie, amore, mi piace più.
camminare e scendiamo, eh. No, no, paura, paura. San Marino, pronti via. Dai Ugo! Dai Ugo! Ha subito l'occasione per dimezzare lo svantaggio, avrebbe sicuramente dato molto slancio alla squadra avversaria, ma non è riuscito forse nell'ultimo tocco, nell'ultimo tiro, che sembrava anche a botta sicura, ma lì c'è stato un intervento, secondo me, da quello che ho visto io, prodigioso del portiere. Era difficile respingere un tiro così a botta sicura, ma di là. Bravi raga! E risponde subito il Piacenza con questo contropiede velocissimo del numero 9 con Paore. Però un San Marino subito pericolosissimo, non supportato però dalla quella pizzico di fortuna, perché lì 9 volte su 10 tirando da quella posizione lì, più di un rigore, si fa gol. Non ho capito la partenza, stavo scrivendo un messaggio, non c'è un colpo di rigore. Sì, ha detto un retropassaggio. Non ho mica capito, non ho fatto niente. Se mi ero perso via. Dai, Giambo! Bravo Max! Piace!
piace, dai, eh! Pino! Bravi! Va bene, Darian! Adesso ci sarà l'ammonizione, che è il numero 2 del Piacenza, Cloralio, ha trattenuto vistosamente il numero 16 del San Marino, che se ne stava andando in avanti. Bravo Max! Adesso si inserisce bene il numero 9 del Piacenza, si prepara per la conclusione in porta, se lo porta sul sinistro il pallone e poi spara alto, da buona posizione, tutto bene, meno la conclusione. Si era fatto spazio bene nell'area del San Marino, al momento della conclusione non ha avuto la giusta coordinazione, il giusto movimento con il piede giusto, col piede sinistro. Dai,
Bravo, bravo Lello! Bravo Luca! Bravo! Bravi, tenete la palla! Dietro, bravi! No, ma tira il volo! Manca in fase realizzativa il numero 9 del Piacenza, arriva bene sui palloni che gli arrivano dentro l'area, ma proprio in mezzo all'area, perché è sempre in posizioni molto favorevoli. Poi però sciupa quando è il momento di capitalizzare, di finalizzare l'azione. Ma è un Piacenza che dopo una partenza un po' esitante, il San Marino è andato vicinissimo al gol, adesso sta tornando con autorità e autorevolezza alla possesso palla, alla gestione della partita. Va bene. 11 minuti del secondo tempo, 2-0, sempre il risultato a favore del Piacenza. Al 28esimo su rigore il numero 8 Boffini, raddoppia lo stesso giocatore al 33esimo su un tiro dal limite leggermente deviato, ma quel tanto che basta a mettere fuori causa il portiere del San Marino. San Marino che aveva tenuto benissimo il campo fino al calcio di rigore, poi è uscito la distanza al Piacenza anche in virtù dei due gol di vantaggio. Si gioca con più tranquillità. Pino. Adesso c'è una bellissima conclusione dal limite del numero 1 del San Marino, si distende bene il portiere del Piacenza sulla sua sinistra, ma era un tiro pericolosissimo. Quindi San Marino che ancora vuole stare in partita. Dai. Bravo Marco. Bravo.
Dammi di qua. Adesso c'era il numero 10 che era rimasto a terra perché forse c'era stato un fallo su di lui. Vedete, il calcio è bello perché questo gol è nato dal giocatore del numero 10 del San Marino che era rimasto per terra. Poi qua, nel momento che si stava rialzando, che si era rialzato, gli è arrivato il pallone per un retropassaggio sbagliato, o probabilmente un tocco sbagliato di un giocatore del Piacenza, quindi non era fuori gioco, ma il giocatore era nettamente in posizione regolare proprio perché aveva ricevuto il pallone da un giocatore del Piacenza e si è trovato senza più nessuno davanti. Poi è stato bravo a infilare il portiere in uscita con un bel raso terra, però è un gol nato in circostanze molto molto singolari, proprio perché io difficilmente avevo visto una situazione di gioco. Dai, piace, dai, che poi è finita in gol in questo modo. Quindi 2-1 al 62esimo di gioco. Io la partita la caricherò perché purtroppo ho avuto un blackout, spero di andare in fondo senza altri contrattempi tecnici, ma non sono anch'io. Sicuro di arrivarci, ma speriamo in bene, che la partita adesso sta diventando interessante, sta diventando avvincente proprio perché l'aria aperta, e dico anche meritatamente il San Marino, perché all'inizio del secondo tempo aveva avuto un'occasione colossale, un'occasione enorme, e quindi il gol poi è arrivato verso il quarto d'ora circa del secondo tempo, quindi proprio giusto in tempo per goderci questi 25 minuti abbondanti che mancano alla fine della partita. E quando il risultato è sempre aperto, è sempre in bilico, la partita sicuramente acquista interesse, acquista spettacolo, e quindi per noi che le seguiamo, le partite, è tutto un'altra partita. Adesso ci sono dei cambi nelle file del Piacenza. Esce Cloraglio, numero 2, che è stato ammonito, quindi entra il numero 15. Entra anche Matteo Russo, anche lui un fantasista, uno che gioca molto tecnico, quindi il Tretter cerca di... Esce il numero 7, il Piacenza. Tretter cerca di dare più fantasia al suo gioco in questi 25 minuti che mancano alla fine della partita, però è sempre il Piacenza in vantaggio di 2-1. Però è San Marino che ha accorciato le distanze e quindi
Adesso il Piacenza dovrà giocare con un po' di paura, perché quando su 2-0 sembrava... Che bella, vai Simo! Vai Simo! Avessi in mano la partita, invece così. La partita è in bilico. Mettila. Grazie. Bravo compa! Non era brutto! Perché anche su 2-0 Piacenza poteva fare il terzo, non ci è riuscito e allora è stato proprio il numero 10 del San Marino. Adesso qua c'è un fallo dopo una bella azione individuale del numero 3. Aveva cercato di far fuori due o tre avversari, uno ha commesso fallo, quindi ci sarà questa punizione. La posizione interessante, la posizione favorevole, perché il pallone spioverà in area e ci sono tantissimi giocatori pronti a buttarsi su quel pallone. Svetta molto bene, però la contraerea del Piacenza, poi tenta la conclusione da fuori area, bella la coordinazione ma tiro debole. Era difficile segnare in quel modo lì, sarebbe stato un euro gol, un gol da favola, ma San Marino che si sta trasformando col passare del tempo, proprio perché vede da vicino il pareggio e quindi si butta in avanti. Dai adesso, tiro! Carica testa bassa San Marino, però secondo me tenta delle conclusioni molto difficili, deve ragionare di più perché va a sbattere sempre contro il muro difensivo. Adesso mette un buon pallone in mezzo, però la difesa del Piacenza oggi sui palloni alti è insuperabile, riesce sempre ad averla meglio sui colpi di testa, sui palloni vaganti in area. Bravo Marco! Dai Matte! Adesso c'è ancora il Piacenza che effettua un cambio. Dai, bravo Marco, dai. Esce il numero 9 che ha fatto una buona partita ma è mancato in fase realizzativa e quindi ha fatto il compito a metà, non è riuscito a consegnarlo ed entra uno dei giocatori che in finale contro finale scudetto ha segnato due gol, quindi una doppietta. Turra fuori per infortunio, passato il Bologna, tornato però a Piacenza, ma a Bologna si era fatto male, poi aveva davanti due giocatori di un altro pianeta, Natriello e Raimondo. Era difficile ritagliarsi uno spazio in mezzo a quei due big del settore giovanile del Bologna. Dai Dolcio! Bravo, grazie! Bravissimo! Dai!
chi la sta a fare con il contro piede? Dai, raga! Dai, Turro! Dai, Turro! Bravo! Adesso anche il Piacenza però sta cercando di... Dai, andiamo! Di combattere, perché prima era solo San Marino, il Piacenza era più flaccido, più molle, adesso sta cercando proprio perché la partita è viva, sta cercando anche il Piacenza di rispondere alla pari con le stesse armi, combattività e agonismo. Le spalle! Due alle spalle! Comunque c'è un pallone perso malamente da San Marino e c'è questo veloce contropiede, fa tutto da solo Ruiz, che poi alla fine calcia anche in porta, lui che ha un piede esplosivo quando arriva al tiro, stavolta però non... Non gli parte questa esplosione, e quindi però era stata bella la ripartenza del Piacenza, però a seguito dell'errore spalle. Dai, Lora! Adesso c'è un calcio d'angolo per il San Marino che spinge alla ricerca del pareggio, siamo al 72esimo, però i calci d'angolo sono sempre pericolosi, però stavolta riesce a colpire in area il San Marino, però un tiro che non ha né capo né coda perché il pallone si impenna. Bianca! Dai, tranqui Matte! Adesso c'è un po' un batti e ribatti a centrocampo. Poggiati! Bravo! Dai raga, dai piace! Dai! Dai gas! Troppo solo davanti il numero 9 del San Marino. Devono supportarlo di più, sostenerlo di più i reparti, soprattutto il centrocampo. Vicenza adesso tutto raccolto nella sua metà campo, sono le due squadre praticamente nella metà campo del Piacenza, si gioca quindi spazi strettissimi. Bravo! E adesso è San Marino a dare
spazio alla panchina. È uscito il numero 9, ma da... numero 9 che ha giocato davanti da solo praticamente, quindi ha speso tantissimo. Vicenza adesso sulla destra, siamo quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo, però ha una rimessa laterale con le mani, adesso cerca di andare via sulla destra in area, poi c'è un tiro che sibila, tra l'altro toccato anche dalla... quindi calcio d'angolo adesso dalla sinistra. Adesso stacca da solo in area, si era portato in avanti il capitano Bossatti. Lì. Troppo lungo il lancio del numero 3 che sta spingendo bene anche lui, però... Bravo Turro! Bravo! Adesso si libera bene alla conclusione Matteo. Compie un ottimo intervento, il numero 4 del Piacenza in interdizione. Era un bellissimo tiro. Dai, Lugo, andiamo. Dai, raga, dai. Manca più di 10 minuti, mancano 13 minuti alla fine, siamo al 78esimo, 12 minuti. No! E c'è un gol clamoroso. Sciupa clamorosamente il pareggio. Bello lancio, bello. Bella la scelta di tempo, il taglio dell'attaccante del San Marino, però spreca molto malamente questa occasionissima per San Marino, che adesso deve recitare il mea culpa perché ha fatto tutto bene ma non è riuscito a dare. Bravo Caste, dai. Ancora il numero 3 che lancia un pallone in avanti, però troppo lungo ancora. Quindi... adesso si lotta su ogni pallone, non c'è più. Ciao Luca,
Vai, 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 Ruf, che arriva, vai, che arriva. Che bello. Dai. Vai sopra, vai sopra, vai sopra. Bravo Pino! Pino! Dai Ugo, dai ragazzi, dai! Dai Lello! Dai che lunga ancora, dai! Dai che lunga! Adesso si prende la munizione, ma da, non aveva scelta, doveva entrare, perché e se entrava entrava fuori tempo, quindi ha scelto il meno peggio, beccarsi la munizione secondo me, perché sarebbe ripartito il Piacenza e lì c'era tutto la la squadra in maglia bianca sbilanciata. Sembra un po' essere la spinta del essersi un po' frenata adesso la spinta del San Marino. Era difficile capire di chi fosse questa rimessa, perché c'è stato uno scontro. 20 metri più indietro, devi dar cambio fallo, 20 metri più indietro. Sopra la metà campo. 83 minuti, 2-1 per il Piacenza. Ancora San Marino che effettua un cambio, esce il numero 11 Ugo, da quello che si sente qua dalla... Dai, 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 dai,
4 minuti al 90esimo. E adesso c'è una grande parata ancora del portiere del Piacenza che tiene ancora la sua squadra in vantaggio, ma Piacenza che fa esplodere un tiro dal limite dell'area, tiro che non c'entra, però lo specchio della porta finisce sul fondo. Ma la partita in questi ultimi minuti, siamo all'87esimo, è ancora apertissima, è ancora apertissima, e se il San Marino non è riuscito a pareggiare è stato per merito del portiere del Piacenza. Bravo Pino! Non ridere, dai! Ha preso la palla, tonto! C'è 4? No. Ma 10 no. Quindi ancora un cambio, ancora nelle file del San Marino. Si gioca tutte le sue carte. Il tecnico numero 7 a lasciare il campo, entra il 17. Noi la partita la ricaricheremo perché purtroppo non avete visto il rigore del Piacenza, quindi è una partita incompleta sotto questo aspetto. Lasciamo praticamente i due spezzoni, però la partita sarà caricata ancora integralmente. Ormai manca un minuto alla fine, siamo all'89esimo, ancora un cambio. È una bella partita. Quando il Piacenza sembrava ormai avere la partita in tasca, invece è uscito San Marino, forse con un pizzico di fortuna in più, sarebbe tornato a casa con un punto. Comunque siamo al 90esimo, quasi, vediamo il recupero, però il risultato è 2-1 per il Piacenza. 3 minuti di recupero sembra voler indicare la... Sì, 3 minuti è indicata la lavagna del... Va bene, va bene, va bene.
tre minuti di speranza ancora per il San Marino, riparte adesso dai piedi del suo portiere. Ma è uscita due volte! Ci sono tanti guardalinee anche in tribuna che... Prendila! Bravo Simo! Dai, non fermiamoci! Due adesso! No, ma cazzo! No, ma hai gelato cazzo il giordalino di là! Sposta, dai che c'è spazio! Dai, allora poverino è da solo. Dai, uno su uno. Ci crede ancora San Marino, ma manca pochissimo. Anche finita. C'è questa bellissima conclusione dal limite dell'area ed è l'ultima occasione per il San Marino, sfiora il pareggio ma non ce la fa, finisce la partita con la vittoria del Piacenza 2-1, ma una partita aperta fino all'ultimo secondo ed è proprio San Marino a calciare a partita finita verso la porta. Pallone che di un soffio si alza sopra la traversa. Quindi chiudiamo qua il nostro collegamento. Piacenza batte San Marino 2-1. Piacenza che si conferma leader di questo girone.